Il problema principale di tutte le biciclette che hanno un telaio in carbonio, reggisella in carbonio, è che il reggisella con il tempo, con le vibrazioni, con le buche, tende a scendere. Questo perché non possiamo stringerlo tanto forte, altrimenti, stringendo il collarino reggisella forte, causiamo la rottura del reggisella sempre in carbonio. Quindi è consigliato su un telaio in carbonio e reggisella in carbonio questo tipo di pasta Fiber Grip della Finish Line. È un grasso grippante, cioè un grasso che messo all'interno del telaio, tra il telaio e il reggisella, forma quella pasta che lo fa tipo un effetto incollante, per capirci, non lo fa scendere perché il reggisella è liscio, in carbonio liscio, il telaio in carbonio liscio, quindi con il tempo tende a scendere, ogni buca che noi prendiamo a mano con il tempo può scendere. Quindi mettiamo questo tra il reggisella e il telaio e ci garantiscono che viene bloccato tramite questa pasta. Andiamo a vedere com'è fatta e come va messa. Ecco qua, togliamo il reggisella, quindi dobbiamo metterla qui all'interno del telaio e un po' la mettiamo anche qui sul reggisella dove va all'interno. Apriamo un attimo la colla e vediamo com'è fatta. Questa è una dose monouso, comunque esistono anche barattoli più grandi. Andiamo ad aprirla. Io ho tirato la linguetta, basta strapparla. Ecco qua come si presenta il prodotto. Andiamo a metterlo. Spingiamo. Ecco qua, è una pasta trasparente. Andiamo a sentirla se è granulosa. Sì, è molto granulosa, sì. Sentite, si sente anche il rumore, che gratta. A tatto il prodotto è ottimo, perché io avevo usato anche altre marche. A tatto il prodotto è ottimo. Vedete che ha tutti questi granuli, si vedono queste palline. E sono questi granuli che creano l'attrito del reggisella e grazie a questa pasta il reggisella non dovrebbe più scendere. Allora, mettiamola un po', Ho letto diversi forum che dicono che questa pasta può rigare un po' il carbonio, può leggermente rigare il carbonio, ma sicuramente qualche righetto lo farà perché è come una pasta abrasiva che passa sopra una superficie liscia, ma a noi non interessa, tanto questo punto del carbonio va tutto quanto all'interno, quindi neanche si vede se si riga questa parte del carbonio, neanche la vediamo noi. Si sente? Sentite il rumore? Sentite, gratta. Andiamo a metterla in tutti e due i lati. Ecco La spandiamo anche un po' con le mani. La mettiamo anche un po' qui dietro e un po' qui avanti. Andiamola a mettere anche qui all'interno del telaio. È un gel trasparente che è all'interno dei granuli. Facciamo così, togliamo il collarino per stare più comodi. Poi con il dito la mettiamo tutta bella all'interno. Facciamo una prova adesso senza collarino per vedere l'attrito.
Si sente subito tanto se ha più attrito. Lo montiamo un attimo in reggisella. Sentite il rumore? Sì, proprio si sente, si sente che fa tanto attrito, anzi forza pure, un po' forza anche. Sicuramente, guarda, con questo basta poco e non scenderà più il reggisella. La vedete la pasta? Eccola. Io l'ho messa qui, tanto devo arrivare fino a questa altezza, all'incirca. Si sente che gratta. Mi è avanzata tanta, Questa calcola che ci farò altre minimo 10 biciclette con questa, altre 10 volte. Quindi un ottimo prodotto, costa poco, è usa e getta e pollice in su, sempre. Andiamo a mettere il collarino, dopo stringiamo il collarino, regoliamo l'altezza giusta e la reggisella non scende più. Pollice in su. Ecco qua, una volta utilizzato il nostro prodotto e messo il collarino, lo andiamo a stringere con la chiave dinamometrica. Io lo stringo a 3. Ecco qua, abbiamo registrata la chiave a 3 e andiamo a stringere il collarino reggisella. Facciamo alternato in questo caso perché ha due viti, un po' da una parte e un po' dall'altra. Comunque la sensazione è ottima, per chi ha appena infilato il reggisella già sentivo che grattava, quindi con difficoltà sarebbe sceso. Quindi un ottimo prodotto, poi ora lo andiamo a provare sulla strada. Ok. Pollice in su, sempre.